Eccoci qua. Allora, oggi è il 5 giugno e volevo andare a vedere com'è la situazione là in fondo delle api per capire quanto miele abbiamo fatto finora. Ora, i melari li abbiamo messi ormai, secondo me, più di un mese fa e a meno che qualche orsetto non sia venuto a rubare il miele, dovrebbero essere pieni, insomma. Se non tutti, almeno quelli delle famiglie più forti. In questo periodo li abbiamo già controllati, a dire la verità, ovviamente, e abbiamo anche fatto un po' di spostamenti. Abbiamo messo, ad esempio, alle famiglie più forti che avevano già iniziato a portare miele e a costruire, abbiamo tolto i telai con il miele e abbiamo messo dei telaini da costruire, in modo da sfruttare la loro forza per poter costruire la cera sui telaini, e abbiamo ridistribuito così, pareggiando un po' i melari e sperando che anche quelle che erano un pochino più deboli venissero stimolate dalla presenza del miele nel melario per iniziare a raccogliere anche loro. Quindi adesso andiamo a vedere e così vi faccio anche vedere come sono belli i melari quando sono pieni di miele. Ok? Mi preparo e andiamo. Eccoci allora, siamo arrivati e aprirò solo un'arnia sola, questa qui gialla e nera, colore ape, giusto per dare un occhio. È una di quelle più forti, quindi so che troveremo tanto miele, lo spero. Allora, posizioniamo per vedere, mi metto i guanti. Le api sono già abbastanza nervose, eh. Forse l'orario, comunque non so. Allora, subito. Già si vede una grossa presenza di api e quindi già è un buon segno. Andiamo a prendere uno di quelli centrali, che in teoria è uno di quelli con più miele. Infatti, ah, che bello! Ecco qua. Questo è miele, qui è miele opercolato, quindi ha raggiunto la giusta umidità e le api hanno già chiuso. E sotto, qui si può vedere luccicare del miele fresco, non ancora opercolato, quindi ancora un po' umido. Questi, prima di essere smielati, andranno aperti, quindi bisognerà togliere lo strato di cera che fa da tappo a tutte le cellette con o un coltello caldo, oppure c'è una specie di forchettona fatta apposta, chiamata forchetta disopercolatrice, che serve appunto a togliere. E dopo si mette nello smielatore, che è una grossa centrifuga, e fa uscire tutto il miele per forza centrifuga, senza rompere il favo, così lo possiamo riutilizzare. Poi vediamo anche quelli laterali. Sì, anche questo. Anche qui abbiamo del miele. Sono pesanti, eh. Secondo me così a occhio siamo anche sul chilo e mezzo, due per ogni telaio. Le api non sono poi così agitate, tutto sommato. C'è un po' di riflesso, proviamo a metterci così. Ecco. Un po' meno. Comunque sì, va molto bene. Considerando che hanno dovuto costruirle dal nulla, perché ricordate, avevamo messo i telai con i fogli cerei. E quindi hanno fatto un ottimo lavoro. L'anno prossimo avremo anche tanti telai già costruiti. Questo è tutto percolato. E sicuramente, se il tempo sarà buono, inizieremo prima a fare del miele. Ecco, dove le celle non sono opercolate, significa che il miele non ha raggiunto la giusta umidità. Si tratta solo di lasciarlo asciugare un pochettino prima di andarlo a smielare. Si possono lasciare anche direttamente i melari accatastati uno sull'altro, magari in un locale fresco, areato, per poter fare asciugare un po'. Si dovrebbe controllare l'umidità del miele tramite uno strumento che si chiama refrattometro, che misura l'umidità del miele, perché miele troppo umido fermenta. Però quando è opercolato sicuramente è della giusta umidità. Se non è opercolato, beh, un po' ci si orienta, io che ne ho così poche di arnie,
non sto a comprarmi un apparecchio costoso, ci si orienta con la densità, o se no lo si lascia asciugare e sicuramente, ecco di qua, questa è una zona di ombre, sole, sicuramente l'umidità è giusta. Vabbè, io direi, già che ci siamo, diamo un occhio anche dentro, prendiamo il fumo. Oh, si è spenta. Ah, no. Adesso riprendo. E diamo un occhio direttamente sotto e vediamo com'è la situazione. Quando il telaio, quando i melari sono pieni, sono abbastanza pesanti. Bisogna fare, si fa ginnastica. Pesa, pesa tantissimo. Ed è un bene perché tutto è meglio. Allora, vediamo qua. Questa è l'escludi regina che abbiamo già visto. Vediamo un po' la situazione. Le acque stanno tutte bene. Io qua riesco a vedere in mezzo al ronzio, spero che si senta, e anche qualche ape che passa davanti all'obiettivo. Io riesco a vedere un po' di miele, un po' di polline, qualche fuco, qualche covata da fuco, piccoli abbozzi di celle reale, ma niente di che, ormai la voglia di sciamare dovrebbe essergli passata. Mi si è spento il fumo e sono lì. Qui vediamo tanta bella covata. Questa è tanta covata. Questa è covata disopercolata, quindi le acque. Allora il terrore, la cosa che mi terrorizza di più in assoluto è l'idea di un'ape che mi entri all'interno del camiciotto. E oggi è successo. E oggi è successo, penso anche due. Non avevo chiuso bene la cerniera e mi sono entrate tre api. Questo è un incubo per me. Non avevo chiuso bene la cerniera, mi sono entrate tre api dentro il camiciotto. E non sono sicuro, forse una mi ha punto sul collo, ma non lo so, non sento particolarmente bruciore. Dentro vedo i cadaveri e sì, vabbè, poteva andare peggio. Una me la sento dentro la maglietta, ma controllerò dopo. Non sento bruciare, non sento pungere, per cui per ora. Vediamo se poi la taglio o la tengo. La tengo. Comunque, sì, ci facciamo anche
un film horror direttamente. Andiamo avanti. Celle vuote. Qualche larvetta, quindi diciamo che la regina c'è, adesso anche se non la troviamo dalle uova io capisco che la regina c'è. Sì, vorrei trovarla così ve la faccio vedere. Abbiamo covata chiusa, un po' di polline e covata da fuoco. Sembra tutto nella norma. Ecco la regina. Allora adesso vediamo se... Eccola qua. Vedi? Questa è la regina. Visto che abbiamo trovato la regina, direi che possiamo chiudere. Qui abbiamo la famiglia abbastanza in forze, c'è covata, fresca, opercolata, uova, miele, cucchie. È tranquillo, il miele ne ha raccolto tanto. Ecco, guardate questa che bella gialla, molto bella. Perché non so esattamente per quale motivo, ma questa è particolarmente aggressiva. Questa è particolarmente aggressiva, non me lo so spiegare, però anche qui dipende dalla genetica. Ci sono famiglie aggressive, famiglie che tendono a fare... Ecco, questa appena punto sul guanto. Famiglie che tendono a fare miele, che fanno propoli. L'ultima, questa qui ad esempio, è una famiglia che propolizza tantissimo. Ogni volta faccio fatica a sollevare i telai perché sono proprio incollati. E quindi vabbè, sarà buona per la propoli. Il telefono è tutto pieno di api, e quindi le abbiamo innervosite abbastanza. Io ho anche poco, non so, mi si è spento l'affumicatore, per cui forse anche per questo sono abbastanza agitate perché non c'è fumo. Va bene, niente, questo volevo farvi vedere il miele, sono contento che ce n'è tanto, l'avete visto e avete anche assistito a un'aggressione in diretta e all'incubo di tutti gli apicoltori. Bene, vado avanti, adesso la chiudo e sto. Ciao, magari volevo fare un video più avanti sui prodotti dell'alveare, un video per ogni prodotto. Ne ho già fatto uno sul veleno, che è un prodotto molto particolare, e volevo farne uno sulla propoli, perché è veramente interessante il discorso. Quindi al prossimo video sulla propoli. Ciao.